Buongiorno da Porto Viro, davanti al mercato, primo mercato dopo un lockdown difficile che decisamente ha penalizzato gli operatori. Adesso andiamo a sentire un pochino di operatori, appunto, come stanno vivendo questo primo giorno, ma soprattutto come hanno vissuto tutto questo periodo di lockdown, un 2020 tremendo, eccetera, eccetera, eccetera. Con le chiusure dei comunali, male. Cioè, voi avete fatto un anno decisamente difficile, circa tre settimane di lockdown ultimamente. Sì. Quanto avete perso a occhio in un anno? Ah, 60%. Quanto avete perso più o meno in un anno di questa pandemia? Anche la metà, secondo me. Sì. Tanto, sì. Tanto, troppo. Tra l'altro la gente compra come prima o compra meno? Ha più paura? Molto meno. Molto meno? Molto meno, sì. Ma voi siete della categoria che non ha sofferto più di tanto il lockdown? O anche voi avete sofferto? Tutti hanno sofferto. Come non abbiamo sofferto? Se non c'è gente, siamo, non si lavora. Sofferto. Cioè, dici? Stiamo ancora soffrendo. Sì. Siamo tutti chiusi. Siamo rovinati dal mondo. Zona rossa, zona arancione, zona... Abbiamo i portafogli secchi. Non se come ne può poco, più. Ormai si è seccato. Ah, ho fatto il calcolo l'altro giorno, 54%. Caspita. Sì. E mi arrivano 1000 euro. Ristori? 1000 euro, 54%. In un anno? In un anno. È anche freddo, siamo rientrati proprio alla grande, con le temperature giuste, quindi questa è la situazione. Ristori ne avete avuti quest'anno? No, no, al momento ancora abbiamo visto niente. No? No, al momento niente. Calo di fatturato rispetto all'anno scorso, rispetto al 2019, alto? Sì, oltre il 30%. Secondo te si riprenderà? Penso al momento c'è tanta calma. Sì. C'è la gente, oltre a aver avuto il problema del lockdown, ha paura di spendere. Infatti. Sì. Sì. No, non hanno i soldi. Tanti. Calo di fatturato rispetto all'anno scorso, rispetto al 2019. Il 90%? Ah, no, addirittura? Sì. Come vuoi che vada, col terrorismo mediatico che fanno per la televisione, chi vuoi che si muovi di in giro? Vedi che non c'è nessuno. C'è il primo giorno di riapertura, però dici che la gente consuma poco. Non c'è nessuno. Non c'è movimento, non c'è voglia di spendere. Lasciamo perdere. Niente ripasso. Dighe chi scopa tutti.